È un mese che non mi taglio i capelli e grazie alla quarantena penso che non li taglierò per un altro mese. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a giocare con un set veramente muah, perché questo ragazzi è il set che mi ha permesso di arrivare al faro questo fine settimana, quindi di fare 7 vittorie e 0 sconfitte alle prove di Osiride. È vero che comunque al faro ci sono arrivato con lo stregone, sto giocando con il titano perché mi sto alzando il secondo PG per poter farare anche con questo, però essenzialmente le armi sono quelle e diciamo che sono quelle la base, la fondamenta di questo setup. Andiamo quindi subito a vedere da cosa è composto. Abbiamo come primaria il Suros Regiment catalizzato, veramente raga, qualcosa di aberrante, ovviamente con il ramo alto, ovviamente, quindi quello che ci aumenta la cadenza di fuoco all'aumentare del tempo di sparo. Un fantastico amato, il mio bellissimo amato con 1600 kill che adoro profondamente. Rollato mira istantanea furia, che furia è abbastanza inutile in realtà se non contro qualche super ogni tanto, ma per la maggior parte delle volte è inutile, solo che mi trovo talmente bene con questo cecchino, ho anche 1600 kill, quindi non ho minimamente voglia di rollarmelo diversamente, magari di perdere anche il prodigio. Pesante, probabilità equilibrate, nessuna distrazione furia. Devo dire, un'arma che ci sta, è una mitragliatrice, non è facilissima da usare perché se non si prende in testa. Però ci sta, fa il suo dovere. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comportano queste tre armi in partita. Allora, iniziamo col dire che personalmente a me questo meta degli automatici piace veramente un casino. Penso che ormai l'abbiate capito che sono un grandissimo amante degli automatici, l'ho sempre utilizzati sia in Destiny 1 che in Destiny 2. E in particolare il Suros è un automatico che mi ha sempre fatto impazzire perché, come già detto, mi piacciono gli automatici, mi piacciono soprattutto gli automatici ad alta cadenza. Non l'ho preso mai. E il Suros in qualche modo è l'archetipo degli automatici ad alta cadenza, dato che aumenta la cadenza, e raga, quando aumenta la cadenza non c'è niente da fare, cioè è devastante. Ecco, capite? Poi il Suros ogni tanto fa queste cose che tu non le capisci appieno, però le apprezzi, te le tieni. Ora, incredibilmente siamo anche riusciti a prendere le pesanti e voglio farvi vedere com'è questa mitragliatrice. Come vi ho detto, questa mitragliatrice è un po' così, perché in realtà non è che sia particolarmente forte, nel senso che se non prendete in testa questa mitragliatrice difficilmente killate, a meno che non succedano queste cose. Però io mi ci trovo veramente, veramente molto bene. Il bello di questo set, porca miseria, ma quello quando è arrivato, aiuto. Il bello di questo set, dicevo, da usare in eliminazione è che è un set che gioca molto dalle lunghe distanze, nel senso che con l'automatico difficilmente pushate e con un cecchino dalle distanze abbastanza lunghe avete ovviamente la supremazia. Quindi appunto in eliminazione in cui avete solamente una vita e se morite siete morti, è molto buono perché potete giocare abbastanza safe. Raga, basta che carica un minimo il Suras, cioè scioglie anche un pompa, lo salutate veramente. In generale comunque nelle prove, quindi in eliminazione, io vi consiglio assolutamente di giocare col cerchino se siete un minimo maneggevole, diciamo, se riuscite un attimino ad usarlo, perché avete un vantaggio incredibile, potete coprirvi quando vi pare, potete killare essenzialmente in tutta sicurezza. Tipo così. Oh, porco. Col Suros invece basta che uscite un attimino. Non ho capito questo lag. Basta che uscite un attimino in prefire, ma proprio quel poco che vi inizia a caricare il colpo. Mannaggia la morte. Cazzo. Dato che lo sento in lontananza, voglio anche affrontare il discorso dura luce. Questo muore, ok, grazie, gentilissimo. Nel senso, voglio farvi capire che il Duraluce non è così tanto forte come in realtà lo sono state altre armi durante il corso di Destiny. Questa barriera mi sa che la lascio là. Nel senso che il Duraluce alla fine con un buon automatico da 600 colpi al minuto lo si batte tranquillamente. E voglio cercare di farvelo vedere adesso con il mio amico qua Suros. Ciao nel Duraluce.
Ciao nel canale portatile. Lì c'era qualcuno che voleva essere ciao nato. Qua dietro, eccolo. Che cazzo sarò io. Tra l'altro non so se sia un dettaglio dovuto... Ok. Dovuto al prodigio magari. Però il Suros riesce a raggiungere delle distanze veramente abissali, raga. E qui il Dura Luce mi stava devastando. Forse una copertura. Però veramente, cioè, ogni tanto escono fuori certe cose allucinanti. Va bene, quanti pugni non vogliamo prendere? Non lo so, io gli ho tirati 14. Poverino, non è morto, vabbè. C'è anche da dire che con questo aggiornamento io ho visto veramente un sacco di bug mai visti prima. Tipo mi prendono da dietro i muri una cosa come, boh, un fight su 5 mi prendono da dietro i muri. Ogni tanto ci tira dei colpi di lag, ma proprio il gioco, la lobby, insomma, perché la mia connessione dice che va bene, quindi... Non dovrei essere io il problema. Però in generale questo è un set che mi piace, perché l'Amato, raga, l'ho sempre usato. Penso ormai l'abbiate capito, l'abbiate visto ovunque. Porca miseria, questo mica l'ho visto. Il Suros è un tipo di arma che, come ho già detto, mi fa impazzire. Cioè mettessi qualche colpo in testa ogni tanto. E tra l'altro mi sono anche abituato al prodigio, perché se vi ricordate vi avevo detto che il prodigio all'inizio non mi faceva impazzire per niente. Mentre non so se bastava prenderci la mano, seppure è semplicemente un tipo diverso di sparo. Adesso mi ci trovo veramente molto bene, come ho detto riesco anche a sparare da distanze molto molto lontane. Potrei anche fare la super, magari trovando qualcuno. Attento, l'attento! No, era solo uno. E non vi ho parlato per niente del fatto che il Suros ha questo perk che ci fa recuperare la vita ogni tanto. È una cosa randomica. Che veramente quando capita spesso vi salva la vita. Poi raga, ma che gittata c'ha? Beh dai, buona partita, buona partita. Ok ragazzi, prima partita non troppo buona, la seconda mi sono decisamente rifatto. L'avete visto che, raga, sto set a me piace veramente un casino. Come ho già detto, in eliminazione è ottimo perché vi permette di giocare da distanze non lunghissime. Cioè non camperare a fondo mappa con il coniglio di giada, per dirvi. Però da distanze medio-lunghe, anche comunque da distanze medio-corte, non se la cava per niente male. E vi permette di giocare safe essenzialmente. Col cecchino potete stare vicino a una copertura e se tirate il colpo vi coprite. Col Suros, come già detto, uscite un attimino in prefire e il nemico lo sciogliete, anche se è più di uno. Soprattutto se vi si attiva il perk. Se avete il catalizzatore del Suros vi consiglio di farlo. Non sono l'unico che, come già detto all'inizio, non lo apprezzava tantissimo. Però con il fatto anche che aumenta la probabilità di ottenere il perk e che aumenta la stabilità di parecchio, quindi basta un attimino abituarsi e vedete la differenza, la vedrete sicuramente. Questa combo io penso che sia una delle migliori al momento nel gioco. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.